cassa dove mi hai portato? Gallo. Dove mi hai portato? Nuova puntata, nuova avventura. Siamo nel comune di San Biagio di Callalta, nella Marca Trevigiana, a pochi passi dal grande fiume Piave, dove smette di essere torrente e diventa un fiume di pianura. Sì? Questo non lo sapevo. Allora, questo luogo è una frazione di San Biagio, si chiama Sant'Andrea di Barbarana, è un comune composto da più borghi, questo è uno dei più antichi. E c'è una curiosità storica, perché qui nacque Pierre Cardin, il grande stilista della moda. Piero Cardin. Che non era francese, ma proprio nativo di Sant'Andrea di Barbarana. Durante la Prima Guerra Mondiale la sua famiglia perse tutto a causa delle distruzioni della battaglia del Sostizio che si compì proprio in queste terre e furono costretti a emigrare in Francia per trovare nuova vita e nuova dimensione lavorativa. E proprio in Francia il suo nome viene storpiato, diventa da Pietro Pierre e francesizzato anche il cognome da Cardin Cardin. Negli anni 40 inizia l'attività sartoriale e poi negli anni 50 esplode in tutta la sua capacità creativa e diventa uno dei più grandi stilisti del mondo. Ha sempre continuato a frequentare il Veneto, soprattutto la città di Venezia, dove gli anni che prima di morire investì parte del suo tempo per costruire una grande torre a Marghera che poi non fu realmente realizzata. E forse per me questo è stato un peccato dal punto di vista dell'economia dell'area veneta. In ogni modo, in questo villaggio a ridosso del fiume Piave, come dicevamo, e vicino ai paesi di Risorgiva, perché qui di acqua ce n'è davvero tanta, nacque appunto il grande Pierre Cardin. Noi oggi faremo un viaggio, caro Ivo, fatto di sport, di storia, perché, come dicevamo, luogo toccato profondamente dalla Grande Guerra. C'è un famosissimo sacrario del 1935, il sacrario di Fagaret, della battaglia appunto, e poi vedremo un'antica villa con una grande cantina di vini. Tanti sono gli argomenti di quest'oggi e speriamo di fare un bel viaggio insieme a tutti voi. Sei contento? Contentissimo, ma sbrighiamoci. Andiamo, prendiamo le biciclette. Ah, ok. E guadagniamo la golena del fiume Piave. E via di sport. Via! Ciao, come va? Ciao. Bene, grazie. Vedo che non sei sola. No, sono col vicepresidente della Proloco che ci accompagna oggi. Allora, le Proloco sono il fondamento di questo nostro paese italico, perché in ogni posto dove andiamo c'è qualcuno che con passione si dà da fare per il proprio territorio. Sì. Marta, ci hai dato modo di utilizzare queste due biciclette? Tu ce l'hai anche sgonfia? Perché il comune di San Biagio è attraversato da molti percorsi ciclabili. Cosa state combinando? Allora, percorsi ciclopedonali ce ne sono tantissimi. Siamo su uno che entra in Piave e lungo il Piave ci sono tantissimi percorsi da poter fare in mountain bike di giorno. Quindi ci sono anche famiglie che vanno e si divertono con questo mezzo. È stata inaugurata da poco la ciclopedonale che da Bocca Callalta va fino a Olmi, quindi ha tolto tutti i ciclisti dalla strada, che era comunque molto pericoloso, e quindi è un beneficio per tutta la popolazione. Noi come Proloco abbiamo sempre cercato di incentivare questo sport organizzando da anni un evento che si svolge nella tarda primavera, che è la pedalata enogastronomica, che oltre a pedalare, che vede circa 300 partecipanti,
fa varie tappe nelle cantine dove vengono assaggiati vini, degustazioni, un po' di tutto, e quindi è un richiamo provinciale, perché abbiamo gente che arriva da tutta la provincia e anche dal veneziano che viene a fare questo giro con noi. Adesso troveremo Piero Guardia, la memoria storica di Sant'Andrea di Barbarana, e poi grazie a Luca troveremo i luoghi che ancora portano i segni della prima guerra mondiale. Via con la bicicletta! Andiamo! Via con la bicicletta! Marta, andiamo! Vengo anch'io! Bene, grazie di tutto, evviva! Grazie di essere stati qua e di promuovere il nostro territorio. Che piacere incontrare Piero Lorenzon, in arte Piero Guardia. Perché Guardia? Perché io ho iniziato, avevo 20 anni, ero da solo. E una volta i vigili, che attualmente si chiamano polizia locale, sì, si chiamavano guardie comunali. E quindi lei è rimasto? E mi è rimasto nella sua carriera Piero Guardia. Allora Piero, noi l'abbiamo incontrata qui nel cuore del borgo di Sant'Andrea di Barbarana. Mio paese. Il suo paese. La storia dice che evidentemente il nome deriva dalle invasioni barbariche. Questa era tutta terra comunque di possesso dell'abbazia di Santa Maria del Pero di Monastier. E cos'è che facevano i contadini in quel tempo? I contadini avevano l'obbligo a fine anno, a fine raccolti, di portare il quartese ai preti, che era rimasto nei contratti di un quarantesimo dovevano portare, difatti del raccolto di quello che producevano. Ecco, se voi guardate le canoniche hanno tutti granai, cantine, perché una volta anche qua in paese, se voi guardate la canonica nostra, ha la cantina e sopra il granaio, quel terzo piano, perché portavano tu. Io mi ricordo quando ero piccolo con mio papà, anche noi avevamo un po' di terreno e si portava sto quartiere, no? Però c'è una storia degli anni 30 che mi raccontava Piero, legata proprio a una famiglia di contadini in cui abitava una ragazza inferma con grossi problemi di salute. Cosa è successo? Allora, è successo che questa qua era 7-8 anni che era stesa su un tavolazzo, perché neanche il materasso, lei doveva stare sul rigido, no? Se non che nel 33... mi raccontava mia mamma, abitavamo a 50 metri da dove abitava lei, è andata a Lourdes. Era un fatto eccezionale, certo, in quegli anni andare a Lourdes. Era difficile partire. È tornata, dopo due giorni si è alzata e ha cominciato a camminare. E quindi è il famoso miracolo legato a Sant'Andrea di Barbarana. Di Barbarana, che si festeggiava l'11 febbraio fino a 20 anni fa, era una festa parrocchiale e si chiamava Madonna di Lourdes dell'11 febbraio in ricorrenza a sto fatto qua. Tanto che nei giorni in cui poi questa ragazza si alzò in piedi miracolosamente, le campane hanno suonato 48 ore ininterrottamente ed è stata una processione di migliaia di persone che sono venute a vedere la miracolata. Allora, noi abbiamo raccontato questo accadimento perché siamo in un periodo difficile. Queste terre sono state colpite dalla Grande Guerra, come sappiamo bene, e fra un po' lo vedremo nello specifico, e poi c'è stato il grande disastro legato all'alluvione del 66. E adesso siamo in un periodo complesso per tutto il mondo e quindi ci auguriamo che un po' raccontare questa storia, che è stata un po' messa da parte, ci risollevi l'animo e ci dia speranza per un nuovo futuro. E noi ringraziamo il grande Piero Guardia. Finalmente incontro Luca
tu hai una passione importante per quello che è accaduto qua più di 100 anni fa. Infatti siamo davanti a ciò che rimane di un presidio militare legato alla Prima Guerra Mondiale. Uno degli ultimi. E devo dire che quando si pensa ovviamente al Piave, a queste zone, torna alla memoria questo grande conflitto che ha sconvolto sì le comunità italiane, soprattutto le comunità rivierasche al grande fiume Sacro, ma che in qualche maniera ha cambiato l'Europa, ha cambiato l'Italia stessa. Quel tragico evento ha falcidiato una generazione di giovanissimi, purtroppo, che sono arrivati qua a combattere. Dobbiamo immaginare che fino a quel momento evidentemente il Veneto era molto arretrato e forse era ancora proiettato al passato antico, alla dominazione veneziana, al lavoro agricolo faticoso. Questa grande guerra ha sconvolto tutto, ma ha portato la nuova Europa anche qui da noi, come dicevo, una nuova nazione, demolendo purtroppo una generazione intera. Perché ti è così a cuore questo evento bellico e cosa rappresenta questo presidio? Io ho a cuore questo evento e queste zone perché qui non siamo in teatro di guerra, non voglio chiamarlo teatro di guerra, questo è un altare. Questo è un altare dove durante le battaglie del solstizio, qui a Sant'Andrea di Barbarana e a Fagaria della Battaglia, sono morti tantissimi giovani per costruire questa Italia. Noi dobbiamo avere memoria di loro. Per questo che io dico che qui siamo su un altare e non su un teatro di guerra. Sant'Andrea, come Fagaré della Battaglia, che può fregiarsi di questo appellativo della battaglia per un decreto del Presidente della Repubblica del 69, allora era Saragat, perché voglio riconoscere l'importanza strategica di questa località e del comune di San Biagio di Calalta tutto durante il conflitto. Perché a Fagaré si sono combattute ben 3 battaglie. Dopo la rottura di Caporetto, 24 ottobre del 17, le truppe austro-ungariche arrivano immediatamente sul Piave, verso il 10 di novembre. Il 9 novembre fanno saltare gli italiani i ponti sul Piave, da San Donà fino su a Ponte della Priula, e tutta la parte sinistra del Piave viene isolata dalla parte destra. Le nostre popolazioni qui di San Biagio di Callalta e dei comuni contermini sono costrette a fuggire. Assistiamo a un flusso di profughi che devono trasferirsi in altre zone d'Italia. Personalmente ti dico, ho avuto parenti che sono finiti ad Altamura, parenti che sono finiti a Cairo Montenotte, parenti che sono finiti a Sant'Elpidio, sparsi per tutta l'Italia, in quel trasporto di persone che andava contrario al trasporto di truppe che arrivavano da tutta l'Italia a difendere il fronte qua. La seconda battaglia, quella più importante, quella che il D'Annunzio l'ha chiamata la battaglia del solstizio, che è stata avuta tra il 15 giugno e il 23 giugno del 18, è stata la più importante, la più cruenta anche. Le truppe austro-ungariche, approfittando di un periodo sembrava di magra del fiume, hanno steso i ponti di barca e sono passati nella sponda destra dove c'erano le nostre truppe italiane. A difenderle qua c'erano la brigata Sesia e la brigata Cosenza inizialmente. Sono riusciti a penetrare sempre di più. I nostri, colpiti dal fuoco d'artiglieria, si ritiravano costantemente. In aiuto sono arrivate altre due brigate d'inizio, la Perugia e la Pavia, ma siamo stati costretti ancora a ritirarci. Finché ci siamo portati all'ultimo ritiro, che è stato il fosso Spinosola. Sul fosso Spinosola i nostri si sono attestati, sono arrivate le brigate Macerata e Foggia e lì siamo riusciti ad arrestare, dico siamo perché mi sento parte, siamo riusciti ad arrestare gli austriaci. Di là, complice anche una piena inaspettata del Piave che ha portato via i ponti di barche agli austriaci, siamo riusciti a ricacciarli sempre più verso la sponda e a un certo punto si sono trovati isolati, senza più la possibilità di rientrare nella riva sinistra e con i nostri che li premevano. Quelli che hanno potuto si sono arresi, quelli che sono riusciti a passare dall'altra parte. La battaglia comunque per gli austriaci era persa. La Cosenza ha avuto quasi 3.000 vittime, la Pavia ne ha avute 2.800, tantissimi ragazzi che sono venuti a combattere qua e che qua erano stati inizialmente sepolti all'ombra di queste trincee, di queste fortificazioni, in piccoli cimiteri di campo. Dovevamo onorarli. Nel 1935 si decise proprio di costruire il sacrario di Fagaré della Battaglia.
in marmo bianco a forma d'esedro, con due corpi, laterali massicci, quasi a fare le braccia che vanno ad accogliere tutti questi ragazzi. 5.191 ragazzi noti, 5.350 ragazzi ignoti. Ricordo che quest'anno, tra altre cose, è l'anno del centenario del Milite Ignoto. Il trasferimento della salma da Aquileia fino all'altare della Piazza con il famoso treno che tutti quanti ricordano. Noi vogliamo ricordarli anche in questa sede. Luca, la cosa che ti chiedo è che eredità ci lasciano queste vittime? Queste vittime, purtroppo, e lo dico anche con un po' di vergogna, ce le siamo dimenticate. Ce le siamo dimenticate, sai. E noi come amministrazione vorremmo proprio invece riportarle nel cuore della gente. Questi 10.000 e passa ragazzi che sono qui sepolti, io non li chiamo soldati, li chiamo ragazzi, li chiamo eroi. Dobbiamo ricordarceli. Sono venuti da tutta Italia. E come amministrazione e come scuole vorremmo mettere in piedi, e lo stiamo facendo, un progetto di adozione da parte delle classi delle nostre scuole di almeno un caduto. Mettere in contatto la nostra classe con la classe del paese di provenienza del caduto e creare una sorta di ricordo permanente nel tempo. Non riusciremo a far adottare tutti i 5.191 noti, ma sicuramente porteremo un ricordo di qualcuno di loro come ambasciatori di pace. Io personalmente, te lo dico, ne ho adottato uno, un ragazzo dal Recara Friddi, in provincia di Palermo, classe 1988, è arrivato qua, è morto a meno di 20 anni, è rimasto qua pochi mesi e si è spento. È morto 3 volte, secondo me, quel ragazzo. È morto la prima volta al fronte, la seconda volta quando avranno comunicato a sua mamma, dopo 3 mesi, poveretto, che era morto, e la terza volta è morto perché ce lo siamo dimenticato. Allora l'invito che voglio fare a tutti, quando verrete qua a Fagarè, a passare per le nostre strade, fermatevi al monumento ossario. Entrate, anche se non avete nessun caduto, portate un fiore, un pensiero. Ricordatevi di questi ragazzi che per la nostra Italia ci hanno lasciato la vita. Grazie Luca, complimenti. Caro Ivo Gallo, dimmi Lele Macassa. Siamo all'interno di questa tenuta meravigliosa. È un'azienda agricola molto importante per queste terre, per le terre di San Biagio di Callalta, l'azienda Fioravanti Onesti. Esiste sostanzialmente dall'inizio dell'Ottocento, quando venne acquistata la villa che fu un tempo invece costruita addirittura da Longhena al finire del 600. Venne acquistata da Fioravanti Onesti ed ha mantenuto la vocazione agricola del tempo. Alle nostre spalle c'è ciò che rimane di quella maestosa abitazione, il domenicale di questa nobile famiglia veneziana e da Lecce, perché provenienti in origine da Lecce, quindi da Lecce. La torretta che vediamo rimane come presidio dell'antica villa dell'Longhena, famoso per aver progettato per esempio la Salute di Venezia o il Palazzo Carezzoni, insomma era uno degli architetti più importanti durante l'epoca della Serenissima Repubblica. Ma la cosa interessante, Ivo Gallo, è pazzesca questa cosa, è che qui è nato Gino Donè. Gino Donè è nato qui perché i genitori erano mezzadri in questa tenuta agricola. Qui è nato proprio qua, in questa villa. Gino Donè, per chi non lo sapesse, è stato un mio compaesano di San Donà di Piave, però è nato a San Biagio di Callalta, a Rovarè, ed è celebre perché ha combattuto nella rivoluzione cubana con Fidel Castro e Ernesto Che Guevara. Dopo l'armistizio, quindi dopo l'8 settembre del 1943, fa parte della brigata partigiana Piave. E fu anche decorato per l'impegno eroico che mise a favore della salvezza e della liberazione del nazifascismo in Italia. A quel punto la sua vita è un continuo alternarsi di sventure e di fortune. A un certo punto emigra oltreoceano per trovare fortuna e lavoro tra Messico e Cuba, teatro poi della rivoluzione
cubana, famosissima, e fu amico e conobbe Ernest Hemingway, quindi un personaggio gigantesco a cui San Biagio rende onore e merito proprio perché è nato qui, all'interno di quella che un tempo fu, a fine 600, Villa d'Alezze. Noi visitiamo la cantina che produce prodotti di altissima qualità e soprattutto rinomata per il suo vino prosecco. Io raggiungerò Alvise, che ci racconterà la produzione di questa meravigliosa tenuta, e tu andrai da Carolina. Eh sì, pensa Lele, che ha creato un marchio che si chiama Floralina, i fiori di Carolina, ma ce lo spiegherà lei. Bene, andiamo a curiosare. Andiamo? Oh, non vedo l'ora, sono proprio curioso. Siamo all'interno di questa stupenda azienda, ma dell'azienda e della sua storia ne parlerà Lele con Alvise. Io invece sono con la sorella di Alvise, Carolina, alla quale devo chiedere una cosa che non so. Pur essendo molto appassionato di natura, sapete, i miei alberi, non so, cara Carolina, cosa significhi slow flower. Lo slow flower è un movimento che sta prendendo piede sempre più, non solo in Italia ma anche nel resto del mondo, e ambisce a coltivare fiori recisi in questo caso, che siano cresciuti con tre caratteristiche principali, cioè devono essere fiori locali, cioè a chilometro zero, devono essere stagionali, quindi devono seguire il ciclo naturale con il quale verrebbero, crescerebbero spontaneamente in natura, e devono essere organici, quindi cresciuti senza l'uso di pesticidi, di erbicidi e di fungicidi. E, casualmente a settembre mi sono imbattuta in un articolo in cui si parlava di questo movimento e ho provato a cominciare ad aderire a questa nuova realtà, piantando intorno a novembre i miei primi bulbi, e in questo momento sono fioriti i narcisi, che sono un fiore comune da queste parti, si vede intorno a tutte le rive, ma è un fiore che soprattutto magari nelle grandi città non si ha la possibilità di coltivare. E quindi questo movimento vuole portare il bello, che è una cosa molto, molto importante, nelle case di più persone possibili, e soprattutto riuscendo a produrre dei fiori sostenibili e quindi impattando il meno possibile sull'ambiente. Quello a cui facendo un corso adesso a fine marzo nei pressi del lago di Como vorrei riuscire ad aderire a questo collettivo italiano che si chiama Italian Flower Farmer, e poter poi così ampliare questa attività che è partita, diciamo, inizialmente qui in azienda nel nostro giardino di famiglia e crescere e quindi far conoscere a sempre più persone questa splendida realtà. Mio fratello Alvise e io siamo sempre cresciuti in campagna, quindi siamo particolarmente appassionati di tutto quello che è la lavorazione della terra e i ritmi della natura, tutto quello che è sostenibile e che fa parte della realtà locale. E secondo me, riprendendo a piantare i fiori da taglio recisi il più possibile locali e stagionali, si può dare un grande contributo e una grande innovazione a quello che è anche il mondo dell'agricoltura e della floricoltura. Ringraziamo Carolina, tu hai detto portare il bello, io ti correggerei dicendo riportare il bello, perché questa è natura nostra, sì, che purtroppo a volte viene dimenticata. Sì, quindi sì. Grazie a te e a tutte le persone che stanno aderendo a questo collettivo. Sì. Come sempre noi diciamo, viva la natura, ma soprattutto viva chi ama la natura. Finalmente,
conosco Alvise. Alvise che vive in un luogo meraviglioso, alle porte di Treviso, possiamo dirlo, molto vicini al fiume Piave. Siamo a Rovarè di San Biagio di Callalta, in questa tenuta, questa azienda agricola storica, in cui, caro Alvise, come mi dicevi, per secoli si è tenuta una fiera importantissima. Cosa accadeva qui? Allora, un po' di premesse. La fiera è nata nei primi anni intorno al 1000, quindi è una fiera antichissima. Una fiera in cui si raggruppava tutta l'agricoltura, cioè tutto quel settore che in quegli anni era il centro del mondo. Dell'economia. Dell'economia, esatto. Ed era una fiera che era enorme, perché si estendeva in un'area di 5-6 ettari ed era voluta intorno a dei corsi d'acqua per abbeverare il bestiame, era voluta vicino a una villa e una casa molto grande per dare la possibilità di fermarsi la notte. E questa fiera, di cui abbiamo anche dei simpaticissimi manifesti, bravo. Abbiamo papà, mio padre aveva tenuto i più rappresentativi, che sono dai primi del Novecento fino al 1939, l'ultimo anno in cui è stata fatta questa fiera, che cadeva nei giorni di San Lorenzo, quindi dal 9 fino all'11 di agosto. La fiera all'interno di una proprietà molto grande, molto antica, in cui appunto c'era questa villa progettata da Longhena, uno dei maggiori architetti della Serenissima Repubblica, ha trovato posto qui. Oltre alla fiera, questa era la dimora. Esatto, questa era la dimora di questi nobili d'Alezze, una famiglia nobile originaria di Venezia. Un mio avo, il barone Francesco, ha acquistato la proprietà da questi nobili d'Alezze, ormai caduti in disgrazia. È bello ricordare come in tutta Italia accadevano questi avvenimenti legati all'economia del tempo, quindi all'agricoltura, alla produzione agricola, e un po' in quei momenti nascevano anche altre esperienze poi professionali. Mi riallaccio a quello che abbiamo visto qualche settimana fa a Bergantino, dove una comunità, spostandosi all'interno di queste fiere di paese molto grandi, portavano anche le prime attrazioni, le prime giostre, i primi viandanti che proponevano prodotti alimentari esotici. Insomma, deve essere stato molto bello in quel momento. Immagino un bambino presente all'interno di questo spazio meraviglioso durante questa fiera di San Lorenzo. L'azienda cos'è oggi, la vostra azienda? Beh, l'azienda oggi è stata molto modificata, anche se abbiamo trovato delle carte in cui nel 1883 gran parte dell'azienda era già tenuta a vigneto. Okay. Quindi anche noi agricoltori sentiamo la necessità di seguire, come si può dire, un po' il tempo e la ciclicità delle culture. Adesso è ritornato in auge il vino, questa è una zona fortunata in cui abbiamo il Prosecco, che ormai fa da padrone nei mercati internazionali e mondiali. Devi dare la possibilità di bere del buon vino, come devi dare la possibilità di dare anche delle farine per fare il pane. E anche perché, secondo me, questa è una mia visione, bisogna ritornare un po' tutti indietro, e questo ce l'ha insegnato questa brutta pandemia. E non possiamo più pensare di importare pomodori dalla Cina, non possiamo più pensare di importare arance da altre zone d'Europa o del mondo. Ma utilizzare i prodotti, diciamo così, a chilometro zero. Sì, e questo è una cosa molto importante, e vedo che anche la clientela è sempre più propensa a un acquisto consapevole e a un acquisto di qualità. Di qualità, certo, bravissimo. Io ringrazio Alvise, che sposa la tradizione e la qualità dei prodotti agricoli, però abbracciando anche il futuro. Io prenderei il bicchiere per brindare con Alvise, che ringrazio della gentilezza. Ci vuole un bel brindisi. Assolutamente sì. Grazie mille. Evviva. Salute. Noi continuiamo il nostro viaggio in queste terre di Risorgiva.
qualche mese fa siamo stati nel Bellunese, dove abbiamo incontrato uno dei più importanti sarti ancora esistenti, che dal 1950 continua a produrre la grande qualità bellunese, legata ovviamente alla sartoria e alla moda. Evviva! Evviva! Da ragazzino papà mi fece partecipare in sartoria, da ragazzino mamma e papà erano sarti, tanti clienti da Belluno, dal prefetto al questore, sono tutti i vescovi di passare tutti per sartoria Fanta. Avevo fatto un bel capo che presentava il Festival di Domondi di Spoleto. E questo presidente dell'Accademia, perché questo modello, anziché il solito modello da uomo che è troppo rigido, diciamo da donna che è un po' fantasioso, perché non si prende? E da allora ho fatto 10 congressi mondiali, ogni 2 anni il congresso mondiale, e sono andato fino all'ultimo, quello di Verona. Passione e vocazione. Vocazione. Posso contarle ora, mi sto terminando quelle tasche non posso dire le 12 devo chiudere, no, devo finire il lavoro. Questo è quel capo che vedete sua, che manda, questo con tutti i spacchi, vedete? Più volte mi partivo per prendere l'abito in prova, da Milano, da Roma mi mandavano misure, tagliavo l'abito. Ma c'era capi impegnativi, andavo a Roma col capo così, metto in valise questo qua, in canevina. Andavo a provare la modella, la do a Roma. Ecco una cosa, abitando in un paese, nella grande città, noi altri dovevamo importarsi, andare a Roma a provare il capo. Andavo via un giorno, andavo via. All'epoca che era il treno Calalzo-Roma, partivo alla sera, alle 9 mattina, alle 7 mattina ero a Roma, alle 9 appuntamento in accademia per provare l'abito con la modella. La modella a mezz'ora mangiava un boccon e tornavo a casa. Questo è un po' la mia storia, insomma, questa è. Con la canzone di oggi vorrei invitarvi ad ascoltare l'originale, perché questo pezzo è tratto da un concept album del 1977 di Edoardo Bennato, Burattino senza fili, che racconta in tutte le sue canzoni la storia, la vita, le vicissitudini di Pinocchio. È un pezzo a me molto caro. Ascoltatelo e poi andate a cercare l'originale. Il vuoto e poi ti svegli e c'è un mondo intero davanti a te. Ti hanno iscritto gioco grande, se non comprendi, se fai domande e ti risponde, ti dice presto quando sarai grande, allora saprai tutto, saprai perché, saprai perché, quando sarai grande, saprai, saprai. Perché?
siamo in una terra famosa e importante per le acque di Risorgiva, che creano moltissimi corsi d'acqua che si danno poi al Piave o al Sile, che sono i fiumi principali di quest'area che stiamo visitando. E devo dire che questa cosa mi colpisce molto. Parlo di questa pubblicazione che tengo in mano, si chiama Save the Face di Thomas Caner. Questo giovanissimo cuoco che ha scovato il nostro autore Pier Giorgio Pagan e ci ha raccomandato di inserirlo perché trovava in sé una storia molto particolare. In effetti è così. Pensate che per ricordare la Grande Guerra ha compiuto un percorso, direi, molto originale. Ha preparato delle ricette, dei dolci, e ogni dolce ha un riferimento particolare a un personaggio che in qualche maniera ha dato energia o ha combattuto durante la Grande Guerra. Quindi questo libro parla di suo bisnonno, ma parla anche di Ernest Hemingway, di Bottecchia, di molti personaggi che sono stati coinvolti in quella grande tragedia che soprattutto ha avuto come teatro finale quest'area durante la battaglia del Sostizio. Allora sono curiosissimo di conoscere questo giovane cuoco creativo e di capire il percorso che ha compiuto per produrre questa molto bella pubblicazione che è Save the Face. Andiamo. L'ingrediente principale di questo dolce è il fratocio, o chiamato anche in italiano denti leone. Questo ingrediente, che non viene quasi mai utilizzato, l'ho voluto usare su una preparazione dolce per richiamare un soldato morto, cioè Giovanni Savoia, che si trova al Sacrario Militare di Fagarè. Uno degli ingredienti principali di questo dolce è il cioccolato. Ho voluto usare il cioccolato Itakuja, che è un cioccolato delle zone di Santos in Brasile, perché mio bisnonno nel 1910 emigrò in queste terre e coltivò proprio nelle piantagioni di cacao e di caffè. L'idea di questo libro nasce da quando un giorno a casa mi sono messo a preparare un tiramisù insieme a mia madre ed è saltato fuori che mio bisnonno materno non inzuppava i savoiardi nel caffè, ma bensì nel Mersala, perché durante la Prima Guerra Mondiale, che lui combatté nelle file dell'ottavo reggimento del Genio Pontieri, un suo commilitone siciliano gli fece assaggiare per la prima volta il Marsala e da quel momento amò particolarmente questo liquore al punto di usarlo in qualunque preparazione dolce. Ho voluto chiamare questo dolce Avanti Savoia per ricordare in primis il urlo di battaglia che veniva usato dal Regio Esercito Italiano durante gli assalti e in secondo luogo per ricordare Giovanni Savoia, che rimase orfano già in tenera età e poi morì a pochi chilometri da qui il 22 giugno del 1918 e nessuno se ne ricordò mai. Infatti, tramite questo dolce ho cercato di ricordare la sua memoria e non perdere una storia come la sua. Quando verrete nel ristorante a mangiare questo dolce, immaginatelo come un ringraziamento e un tributo alla vita di Giovanni Savoia, che morì sul Piave nel 1918. Che piacere, che onore incontrare Nicola. Intanto ciao Nicola. Ciao Daniele. La tua fama ti precede, perché questo giovanotto qui ha una carriera molto particolare legata allo sport. Intanto siamo in un ciclodromo. Yes. Quindi è una pista che è stata creata qui nel comune di San Biagio, che dà anche l'opportunità ai più piccoli di allenarsi in sicurezza. Questo è l'aspetto fondamentale di questo impianto sportivo. Però Nicola ha una bella storia, legata ovviamente a molte discipline. So che insomma sei molto amico di Daniele Scarpa, sì, con cui hai vinto addirittura un mondiale. Sì. Raccontaci un po' cosa è successo. Danielone, lo chiamo Danielone perché
Hai visto l'omone gigantesco, quindi è un grande amico. Mi ha coinvolto all'epoca del 2004 con la canoa polinesiana. Io venivo dai torrenti, vengo da quelli come specialità. E mi ha coinvolto nella canoa polinesiana e da lì subito feeling e dopo abbiamo fatto diverse imprese. La cosa interessante è che questo signore qua si è fatto il fiume Piave, quindi 220 chilometri, a bordo, si può dire, dello stand-up, giusto? Esatto, sì, lo stand-up. Questa tavola con il remo, insomma, non è proprio semplice affrontare un fiume così importante. Sai che comunque, come ti dicevo prima, io vengo dall'acquamossa, quindi ho avuto un passato che parte dalle rapide, ok? E dopo, grazie anche a Daniele e tutto, è andato per mare, quindi onde oceaniche, onde da 13 metri, quindi ecco. E dopo sono andato anche sul piatto, quindi ho un passato e un bagaglio canoistico che mi permette di affrontare diverse cose. La cosa interessante è che questo momento pandemico ti ha anche acceso delle idee, ci sono venute delle illuminazioni, sì, sempre sportive, sì, e ti sei inventato fondamentalmente una disciplina che è ufficiale. Sì, sì. Footbike, sì, di cosa si tratta, Nicola? Beh, la footbike dopo verrà inquadrata, non è altro che un monopattino a spinta muscolare. Quando è stato sdoganato il monopattino elettrico, ne abbiamo avuto un beneficio anche noi di questo con la footbike. La footbike sinceramente mi ha salvato nel periodo del lockdown, quindi devo dire grazie proprio a questo attrezzo che è lungimirante, 7 anni a sta parte, dove mi è servito per allenare delle persone in obesità forte, quindi ne ho visto veramente un potenziale elevato. Deciso di rendere questa cosa universale. Esatto, in questo esatto. Modo. Abbiamo un gruppo di amici, tra cui Andrea De Lazzari, che è il presidente della Footbike Italia, Maria Turra, che è stata quella che ha portato la Footbike in Italia, e allora avevo sentito e ha visto una persona nei miei confronti similare, quindi aveva visto il potenziale che avevo e mi ha aiutato nel diffondere questa specialità. Io sono quello che ha inventato proprio il protocollo di allenamento che adesso divulgo a tutti i trainer, a persone come me che magari avevano una palestra o uno studio, adesso possono insegnare questa disciplina, che è una disciplina al CONI, da ICS Italia, è una disciplina al CONI, e proprio sabato e domenica formiamo i primi 15 istruttori italiani. Quindi è una cosa nuova, è una cosa bella. Io, Nicola, ti faccio davvero un grandissimo in bocca al lupo. Grazie. E sono sicuro che questo darà seguito poi a nuove importanti imprese, o che aiuterai qualcuno in altre imprese. Beh, guarda, ti dico solo che il potenziale che ha questa bici, e soprattutto siamo in un centro qui a San Biagio, dico grazie anche a loro, perché il sindaco, l'assessore allo sport sono stati lungimiranti anche loro a fare, in un periodo buio, a fare una pistina così, che la vedete, dopo magari la proveremo assieme, cioè 500 metri che non c'è da nessuna parte, quindi sono stati grandi a fare questo, ma veramente grandi, e gli faccio i miei enormi complimenti. Quindi, se sei d'accordo, io e il mio compagno di viaggio, Ivo Gallo, se ce lo permetti, ma e se secondo te siamo in grado, okay, di provare la food bike. Ma certamente. Ivo! Ivo! Ivo!
Abbiamo scoperto questa nuova disciplina, grazie a Nicola, che è la foot bike. Però adesso parliamo di ciclismo all'interno di questo spazio che il comune ha voluto, un ciclodromo dove ci si può allenare in sicurezza. La marca di Treviso è una terra storica che ha dato i natali a tantissimi campioni. Uno dei primi è stato Ottavio Bottecchia di Columberto, classe 1894. Ha combattuto durante la Prima Guerra Mondiale come bersagliere in bicicletta, appunto, dove ha imparato a correre velocemente per fuggire dagli assalti e dai bombardamenti tenendo il fucile sul bastone. Bottecchia è stato il primo italiano a vincere un Tour de France ed è nato nella povertà. E questa umiltà l'ha mantenuta durante tutto il suo percorso professionale e sportivo. All'incontro con un giornalista a Parigi, Bottecchia si presentò con la sua bicicletta e con la bisaccia del rifornimento dell'ultima corsa non utilizzata e disse: la porte casa, così qualcun può mangiar qualcosa. È una storia antica, una storia importante di sacrificio e di sport, e noi siamo con Marco, che fa parte di questa associazione sportiva CS Spercenigo, esatto, che allena tanti giovani campioni. Marco, questo luogo, nato da poco, è importante per voi per quale motivo? Beh, sicuramente è importante per noi perché la nostra associazione prende i bambini dai 6 anni fino ai 12, che è la categoria dei giovanissimi, e che dove potremo sfruttare appieno questo luogo, perché allenare bambini di una giovane età come questa lungo le strade, col traffico che c'è al giorno d'oggi, è molto pericoloso. Quindi una struttura come questa per noi è importante e ne faremo sicuramente un buon uso. Se tu dici che la bicicletta è importante, perché? Perché intanto siamo una provincia dove ci sono moltissimi tesserati e ha sfornato, anche queste zone hanno sfornato parecchi campioncini, e quindi sicuramente è uno sport che ti fa imparare a capire cos'è la vita e cosa voglio stare insieme alle altre persone, anche seppur comunque in competizione, perché vince comunque, c'è solamente un vincitore, e quindi è una scuola di vita. Quindi la bicicletta è importante per i bambini, ma anche per gli adulti, perché sempre di più le piste ciclabili sono presenti nelle nostre città, nei nostri tessuti antropizzati, nei nostri tessuti urbani, e quindi fa molto bene alla salute. Io ringrazio Marco, ringrazio la CS Spercenigo e tutti quelli che prima o poi arriveranno in questo luogo a pedalare, lenti o veloci, in totale sicurezza. Miracoli della natura, come lo sbocciare dei fiori di un albero, che non hanno bisogno di presentazioni, come anche certe canzoni che non hanno bisogno di presentazioni. In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu. Al pianto e si innalza altissimo, e va e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore, d'amore.
Sono davvero felice di essere qui nel centro di San Biagio di Callalta, in questo viaggio, in questo percorso che sostanzialmente ci racconta una storia antica, una comunità dislocata su più borghi. Il cuore poi pulsante dell'economia di quest'area è proprio San Biagio di Callalta, e poi capiremo anche il perché di questo nome. E sono contento di incontrare fra qualche istante Giampaolo, perché appena ci siamo visti ho capito l'enorme passione e amore che ci mette insieme ad altre persone per tenere viva una memoria molto importante per queste terre, terre d'acqua in cui moltissimi fiumi di risorgiva attraversano questo territorio, terra di ville antiche, quindi di nobiltà veneziana, che avevano dei presidi non solo domenicali ma delle aziende vere e proprie che mantenevano un po' l'economia di queste comunità. E poi soprattutto il mulino è un elemento fondamentale che caratterizza queste pianure. I mulini si sono diffusi lungo questi corsi d'acqua alla presenza di un salto già a partire dal Medioevo, e la storia continua per moltissimi secoli. È come quasi questa fosse la fotografia del tempo che fu. I mulini hanno funzionato come fabbriche importantissime per le comunità per tanti secoli, quindi dal Medioevo sino agli anni 50 del secolo scorso. Ma ci spiega il motivo dell'esistenza di questo mulino proprio Giampaolo, che ho il piacere di incontrare. Grazie molte di averci ospitato in questa trasmissione. E io sono Giampaolo, faccio parte di un'associazione culturale di San Biagio, si chiama Callisalta, poi vi spiegherò anche il perché del suo nome. E ti racconto volentieri, sì, la storia di questo mulino. Devi pensare che troviamo delle tracce di questo mulino in alcune mappe d'estimo del 1600. Quindi, in precisazione, nel 1680 già esiste questo mulino che si chiama Mulino Cadalezze, Mulino d'Alezze. Ecco, questo mulino infatti faceva parte del compendio di queste terre, trasformava i prodotti del territorio in qualcosa di, appunto, di alimentare. Quindi nasce inizialmente con due mole in pietra, quindi fatte dai famosi scalpellini, dalle zone di Longarone, dell'Alpago, eccetera, e consta di due mole. Una macina un prodotto più grosso per fare farina animale, l'altra macina un prodotto per fare la panificazione, cioè farina da pane. Okay? La famiglia Bing arriva proprio in questo mulino nel 1930. Ecco, quindi dopo diversi anni dalla sua nascita, fa parte proprio della storia di questo mulino. Arriva come? Arriva come affittuaria, cioè gestisce il mulino per gli fioravanti onesti. Lavora per 30 anni in questo mulino, fino a che un po' alla volta riesce a riscattarlo e ne diventa proprietaria intorno al 1960. Ecco, da quel momento in poi questa fabbrica è di proprietà di Bin e loro cominciano a fare delle trasformazioni. La moldatura industriale dà una svolta e quindi tutti questi mulini purtroppo spariscono uno alla volta. Ne abbiamo tantissimi nel territorio. Questo è l'unico che è rimasto tuttora integro come impianti. È un impianto immenso. Ci sono tre mulini più una mola e tutto un sistema che si trova nella parte superiore per vagliare tutte queste farine. Sono dei grandi setacci, tutti messi in movimento da tutto questo sistema meccanico, il quale prendeva l'energia una volta da una sola turbina che stava, diciamo, adiacente al canale, e adesso tramite la corrente elettrica può avere tutti questi meccanismi che funzionano ognuno con un proprio motore, con una propria autonomia. Dopo 40 anni l'associazione Callisalta riesce a fare questo restauro grazie all'aiuto di altri soci, ognuno specializzato in qualcosa, ci mettiamo qui e quasi per scherzo, per scommessa, lo mettiamo in funzione. Nel 2015, in occasione della festa d'estate che facciamo qui in Piazza Tobagi, lo facciamo vedere al pubblico. Quel giorno ci sono quasi 1000 persone che vengono a vederlo. Risvegliamo un gigante che stava dormendo. Che storia bellissima, che storia eccezionale. Noi abbiamo avuto l'opportunità, grazie a Giampaolo, di vedere il mulino in funzione e quindi un po' ricacciarci in quell'epoca in cui la farina era l'elemento fondamentale per lo sviluppo di una comunità. E il fatto che tu e i soci dell'associazione Callisalta avete compiuto questo atto magnifico, realizzando anche il tuo piccolo sogno, avete dato modo a tutti di scoprire le nostre radici,
non solo economiche, ma anche sociali. Di questo, Giampaolo, ti ringrazio e ti chiedo, perché Callis Alta? La Callis Alta, oppure per noi Calle Alta. Infatti il toponimo del nome San Biagio è San Biagio di Callalta, che è la Calle Alta. Infatti questa strada si trova sopraelevata di qualche metro dagli altri fondi adiacenti. Giampaolo, grazie infinite, grazie di cuore. Grazie veramente ancora a voi. Andiamo. Sono davvero contento, un po' all'interno di questo spazio ho trovato l'anima di quelle antiche feste, di quelle antiche zanzeghe. E questa è una fotografia che ferma il tempo, racconta sostanzialmente l'evoluzione delle nostre comunità per mille anni in questo luogo, dove si macinava il mais, il frumento per tantissimi secoli. E devo dire che ci sono ancora grandi aziende modernissime che utilizzano la granaglia per uno sviluppo moderno. In particolare mi riferisco al riso. A ottobre siamo stati in visita all'azienda agricola La Fagiana, che è una delle più grandi risiere del nord Italia, in particolare famosa perché è a ridosso del mare Adriatico. Siamo nel periodo clou dell'azienda, dove vengono trebbiate i 160 ettari messi a coltura in tutta l'azienda. 160 ettari possono sembrare tanti o anche no. Per noi è un'importante quantità, arrivato soprattutto dopo un lungo periodo di prove e di scommesse fatte su questa cultura. Il riso viene piantato per la prima volta attorno agli anni 60. Viene fatto ad opera di un personaggio che era qua come direttore e le sue origini erano ferraresi. Ed è per questo che lui volle portare un po' così per scommessa la cultura del riso. Questa azienda deriva da un'opera di bonifica avvenuta negli anni 20. Qua regnava la malaria, non c'era nulla, siamo a 1,5 metri sotto il livello medio del mare. Proprio la vicinanza al mare ha creato questo microclima ideale per la cultura del riso. Questa brezza che continua a spingere, e siamo a 500 metri in linea d'aria dalla litoranea, permette di ottenere un prodotto asciutto e soprattutto privo di una malattia che è molto particolare per il riso, perché non gli fa terminare la sua fotosintesi, dunque la maturazione completa della piantina non avverrebbe. Con questa aria invece otteniamo sempre dei prodotti sani e geneticamente anche puri, tanto è vero che riusciamo ancora ad avere un terreno salubre per fare una varietà che è una parte della produzione viene destinata a essere coltivata come riso da seme. Parlando del terreno, come dicevo, noi adesso siamo nel momento clou della stagione, che è la trebbiatura. E cosa avviene dopo? Subito dopo la trebbiatura c'è la fase di preparazione, dunque bisogna preparare il terreno per la prossima semina. Mi sto preparando in futuro incerto per quanto riguarda l'uso dell'acqua a una cultura alternativa del riso, cioè a una coltivazione alternativa del riso utilizzando un sistema di goccia a goccia. Mi spiego meglio, non più per sommersione del terreno, ma stendendo delle manichette che verranno recuperate annualmente, le quali erogano una goccia, ed è per quello che si chiama sistema goccia a goccia, alle varie piantine del riso. Sono i primi anni in cui stiamo ancora affinando la tecnica, ma ci ha già dato delle buone risultati.
Vi aspetto in azienda, l'azienda è aperta al pubblico, ha un suo negozio dove potete trovare il riso e non solo, perché ci sono tanti altri prodotti di derivazione del riso e anche altro, tra cui vino, birre, succhi di mela. E oltretutto l'azienda ha iniziato da qualche anno, soprattutto nel periodo estivo, a organizzare dei bike tour con una degustazione di risotto finale. Per chi volesse basta prenotarsi sul sito, il sito è sempre quello che è www.lafagiana.com, e niente, godersi questo mondo di natura ancora incontaminato e splendido. La vuole, terra e acqua e niente sole, terra e acqua e sputi in faccia, e nessuno che m'abbraccia, passa accanto e non m'aspetta, terra e acqua benedetta, terra e acqua e tutti santi, e la vita mi passa avanti e mette in croce, terra e acqua che va veloce, torni sempre da dove vai, terra e acqua non cambi mai. Siamo qui di fronte all'antica pieve di San Biagio di Callalta e vorrei innanzitutto ringraziare e salutare tutti gli amici della Zonzega e di averci offerto questa opportunità di far conoscere un sito che attualmente non è certamente da potersi visitare, da ammirare, perché ben curato, perché oggetto di un restauro attento e preciso. Al contrario, siamo di fronte alla pieve che necessita di un intervento di restauro e direi un restauro preciso, attento e anche un restauro che, azzardo a dire, è simbolico, quanto mai simbolico in questo momento storico. Perché? Perché recuperare l'antica pieve di San Biagio, che è l'elemento architettonico e culturale di maggior rilievo nel nostro territorio comunale, significa, ha un valore appunto simbolico, perché significa anche restaurare una comunità, recuperare una storia di una comunità umana, cristiana, civile e ridare un segno di speranza. Credo che questa struttura che sta alle mie spalle è quasi stesse implorando l'aiuto di tutta una comunità, di tutta anche una società, perché possa rinascere e con lei, con questa struttura, con essa, davvero io penso, credo, mi auguro e lo auguro a tutti, potremo rinascere di nuovo ma da dentro, ecco, non solo economicamente, non solo socialmente, ma anche umanamente. Me lo auguro e faccio un appello davvero a tutti, dalle autorità più importanti del nostro territorio a più semplice cittadino, ecco, faccio un appello di fare tutto il possibile perché si possa fare questo. Grazie ancora. Ho il piacere di incontrare Roberto Dalbò, che con grande passione sta portando avanti un lavoro per riportare in auge la storia e le vicende di questa antica pieve, una chiesa fondamentale per queste terre che, come abbiamo visto all'esterno e come stiamo vedendo ora, è ovviamente in degrado con alcuni sostegni che la tengono ancora in piedi. L'idea
è quella di in qualche modo riuscire a recuperare non soltanto l'edificio per il valore che ha legato alla sua storia, ma per il recupero proprio di del cuore di questa comunità. È una chiesa che è stata molto importante e che è molto antica, Roberto. La prima documentazione che abbiamo di questa antica pieve la troviamo in una bolla papale di Eugenio III del 1152, che la manda al vescovo di Treviso, di cui parla della Plebes de Santi Blasi de Caurilio. 1152 c'è già l'esistenza di questa pieve, probabilmente era una piccola cappella allora, comunque è già la partenza. In un atto notarile del 1354 trovo che si riuniscono, che il vicinato con il Meriga, che è il capovillaggio, si riuniscono sotto il porticato della chiesa di San Biagio di Callalta. Così capiamo che nel 1350 la chiesa aveva un porticato. Nella visita pastorale del 1474, un'altra grande scoperta. La chiesa viene completamente restaurata. Come la vediamo adesso, è stata restaurata nel 1754, di cui parla sempre nella visita pastorale, che viene a tre navate come la troviamo adesso. Il campanile viene spostato come lo troviamo adesso, dal lato sud. Quindi c'erano anche alcune opere pittoriche di valenza artistica che si sono preservate, non sono più qui ovviamente. Sì, certamente sono state spostate nella nuova sede della nuova chiesa, insomma. E quindi l'auspicio, l'augurio, il tuo lavoro di ricerca è quello di riuscire a divulgare la preziosità di questo luogo, Roberto. Beh, senz'altro il mio obiettivo, il mio sogno sarebbe di vedere un grande restauro di questa pieve, perché diciamo è simbolo del territorio. Quindi noi ci auguriamo che comune, parrocchia e tanti appassionati come Roberto, uniti insieme, riescano a far emergere dall'oscurità questa antica pieve, che è il simbolo della Callalta, è il simbolo di queste terre di Risorgiva che vanno dal Piave verso la città di Treviso. E con Roberto ci spostiamo a Nerbon, una frazione sempre del comune di San Biagio di Callalta, dove c'è un'antichissima chiesa dedicata a Redentore. Andiamo. Grazie. Grazie Roberto, che ci ha illustrato davvero con passione la pieve di San Biagio di Callalta e mi ha promesso di portarmi invece nel presidio religioso più antico del comune di San Biagio di Callalta. E siamo al confine del comune, il confine più a ovest, sulle sponde del fiume Nerbon, una motta che evidentemente attesta la presenza di una precedente costruzione in cui a un certo punto viene edificata questa stupenda chiesa campestre del Redentore. Perché è importante questa chiesa, Roberto? Beh, innanzitutto diciamo la sua struttura architettonica, la base a forma rettangolare, diciamo, e l'abside è rivolta verso oriente. Era un sistema di costruire dal V secolo in poi, diciamo fino al primo millennio, nel senso rivolta verso il sole, verso il Dies Natalis del Salvatore. La prima documentazione di questa chiesa l'abbiamo circa attorno al 1231, la documentazione che abbiamo ritrovato. Perché dal punto di vista artistico è importante? Cosa troviamo all'interno e anche all'esterno di questa chiesa? All'interno ha degli affreschi del XIV, del XV secolo e anche all'esterno un affresco del XV secolo importante. Diciamo, ha un altare barocco con al centro una pala molto interessante, insomma, direi. E quindi è molto, molto sentita dalla comunità. A iniziare da Angelo Pavan,
negli anni 80, che si è preso in carico di mantenerla, di conservarla. Ora c'è Roberto che tutti i giorni presidia questo luogo importante da un punto di vista storico, ma anche da un punto di vista spirituale. Roberto. Beh sì, diciamo la chiesetta è conservata molto bene, questa diciamo antica cappella è una delle pochissime del territorio, anche nel suo contesto agreste attorno. E mi diceva che comunque tutte queste terre erano in mano ai Collalto, sì, questa famiglia che proveniva da Treviso. Un'altra cosa importante è che questa viene definita una chiesa collaltina. Cosa vuol dire? Che avendo i Collalto delle proprietà terriere, la danno in donazione al monastero di Sant'Eustachio di Nervesa. Possiamo dire che qui in zona c'erano 35-36 chiese che dipendevano dall'abbazia di Sant'Eustachio di Nervesa. Possiamo dire tranquillamente che c'era una diocesi nella diocesi. Roberto, a pochi passi da qui c'è un'altra chiesa antica, importante per queste comunità, che è la chiesa di San Floriano. La particolarità di San Floriano, Roberto, è che è scoperchiata come mai? Beh, diciamo, la chiesa da vari anni era in abbandono perché all'inizio, fine anni 60, è stata costruita una nuova chiesa sulla Callalta in zona Olmi. La chiesa stava purtroppo andando in abbandono. Il comitato parrocchiale, secondo mio avviso, in maniera molto intelligente, hanno pensato di fare il cimitero all'interno della chiesa e hanno dovuto scoperchiare il tetto. Di conseguenza è stato fatto un restauro e portato il cimitero all'interno della chiesa per sfruttare, per guadagnare anche per il restauro stesso. Diciamo, l'estetica è un po' così, però se non altro non so, guardato una chiesa che altrimenti andava persa. Era secolare, senz'altro, che quella siamo del 1300. Insomma. Roberto, io davvero ti ringrazio. Grazie a voi. Noi fra poco raggiungeremo un luogo di risorgiva. Abbiamo detto più volte che questa terra è ricca d'acqua, moltissimi sono i fiumi che da qui nascono, da queste terre, per poi portare le proprie acque verso il Sile o verso la Piave, e siamo curiosi di vedere lo spettacolo dell'acqua che esce da questa meravigliosa terra feconda. Però poco prima di questo vedremo Martina che tiene in mano i prodotti dei nostri amici della latteria di Soligo. Ciao a tutti, vi presento il mio piatto che ho pensato per festeggiare l'arrivo della primavera, ovvero un timballo d'oro fiorito. Ho pensato di realizzarlo con ingredienti che troviamo ora nel territorio, quindi dal ravanello, dai spinacetti, le fragole e i fiori presenti in tutti i nostri giardini. Ho voluto prendere il farro monococco, che è il nostro cereale più antico, e l'ho voluto mescolare assieme delle fragole frullate con dell'olio extravergine d'oliva dal sapore delicato, del limone, un pizzico di sale e assieme al formaggio Soligo Oro, che adoro utilizzare questo formaggio perché intanto è il primo che è stato ideato dalla latteria Soligo ancora nel lontano 1883, e ha questo sapore invecchiato 12 mesi che mi rende questo piatto molto più avvolgente. E quindi, tornando a questo timballino, ho preso del farro, inserito delle fragole frullate, delle scaglie di formaggio Oro Soligo e ho messo questo timballino con l'aiuto di un copapasta, però voi a casa potete liberamente metterlo libero. Ed ecco a voi il timballo d'oro fiorito, pensato per un antipasto o per un piatto unico.
molto bello. Siamo in località Cavrie, comune di San Biagio di Callalta. Questa è un'antica chiesa campestre attestata al 1330 e dedicata a San Menna, uno dei primi santi della cristianità. Tutto parte proprio da quest'area qua, Caurilium, che significa sostanzialmente, deriva da Caprule, quindi una zona vocata ai pascoli delle capre, che è l'attuale Cavrie. E poi c'era Prandecinum, che invece è Rovere, dove siamo già stati. Da Prando, che era figlio del signore di Altino, e costruì una fortezza a difesa contro gli attacchi dei trevigiani e si insediò in queste terre. Poi, come sappiamo nella storia, arrivano i monaci, compiono molti lavori di bonifica perché molte di queste aree erano paludose. Successivamente si iniziano a costruire i domenicali della Serenissima Repubblica di Venezia e, diciamo, fiorisce un po' questa campagna che noi stiamo godendo di questo clima che sta lasciando dietro le spalle l'inverno per iniziare a procurarsi in qualche maniera il colore e lo splendore dei fiori, annunciando l'arrivo della bella stagione. Un po' anche il senso del nostro lavoro di divulgare tante terre, tanti piccoli paesi, è proprio quello. Ogni tanto possiamo lasciarci alle spalle le grandi storie importanti, le grandi città, i grandi presidi culturali, e così immergerci tra queste campagne, alla scoperta di queste antiche chiese, alla scoperta di antiche storie che restituiscono però la bellezza di una pianura che può essere vissuta anche da un turismo lento e appassionato. E io ringrazio questa comunità, l'amministrazione, tutti gli appassionati che ci hanno accompagnato in questi giorni, perché a noi hanno aperto il cuore e lo faranno sicuramente anche con voi. Pianterò un pioppo. È l'albero dedicato ai morti in battaglia. Pioppo da populus, popolo, perché le sue foglie mosse dal vento sembrano il vocio della gente. Era l'albero di Zeus. Pensate che Ulisse, nel suo viaggio nell'aldilà, ne trova molti nel bosco di Persefone. Eracle, Ercole, tornando dal monte Tartaro, si intrecciò una corona di fronde di pioppo che presero un colore scuro, il colore degli inferi, esternamente. Da qui la caratteristica appunto del pioppo bianco, che ha la lamina, la pagina superiore, molto più scura della pagina inferiore. E proprio questo pioppo bianco darà nuovo ossigeno a questi luoghi. Molto felice di concludere questo viaggio all'interno del comune di San Biagio assieme agli amici della Zanzega, dove, diciamo, c'è un inizio, c'è qualcosa che inizia, qualcosa che sorge. E infatti ci troviamo nella zona delle risorgive di San Floriano, dette comunemente da tutti le fontane di Bisetto. Questo luogo è un luogo particolare, un luogo a cui noi dell'amministrazione comunale teniamo in particolar modo, proprio perché quelli che ci sono passati, la vecchia generazione, che è praticamente la generazione che poi ha creato il centro abitato di Olmi, perché Olmi è nato da San Floriano, ecco, queste persone ci tenevano molto a questo luogo che è stato il loro rifugio,
è stato anche un luogo dei loro giochi d'infanzia, è stato il luogo dove loro hanno conosciuto la fauna locale. Questo luogo è importante, noi vorremmo preservarlo, lasciarlo tale. È un piccolo microcosmo, un microcosmo d'acqua che ha creato attorno a sé un piccolo ecosistema che è particolare, forse unico, in questa zona del nostro comune. Le acque di Resorgiva, che escono da questo letto, sono acque provenienti gran parte dal Piave, però in parte anche dallo scioglimento delle nevi del Grappa. Questa è un'area molto importante perché abbiamo uno strato arboreo avanzato. Abbiamo la presenza di querce, di olmi e di acero campestre. Abbiamo la presenza del gufo reale, molto importante, la civetta che è abbastanza comune, e l'asciolo che poi è uno dei pochi rapaci notturni che è migratore, quindi migra, durante l'inverno si trova nella zona desertica del Sahara e viene per il momento della riproduzione viene a trovarsi in questa zona dove effettua l'accoppiamento e la nidificazione. Abbiamo poi il barbagianni, molto importante perché è un rapace notturno abbastanza delicato, soprattutto per quanto riguarda l'alimentazione, si nutre soprattutto di piccoli mammiferi. Inoltre abbiamo la presenza anche di un altro rapace notturno che è l'allocco, anche questo che non è così comune e così facile da trovare nella nostra zona. Vorrei concludere con un invito a quanti hanno piacere di passare in questo luogo, di osservare, di perdere qualche minuto ad osservare questo microcosmo che è veramente una cosa eccezionale che dobbiamo preservare. Degli equilibristi nell'oasi naturale, siamo pronti a chiudere questo nostro viaggio. Ivo Gallo, sei contento? Come sempre, sono contentissimo, grazie a te. Oh, Lele Marcassa. Ma pensavo dicessi di vino. Ah, di... sì, è sottinteso. E così si chiude una sorta di trittico di tre puntate che ci hanno condotto nella pianura veneta tra Sile e Piave. E si conclude sopra l'acqua. In questa passerella che ci vede come degli ex giovani equilibristi, siamo pronti a salutarvi. Allora da Ivo Gallo, ma soprattutto dal divino Lele Marcassa, si chiude questa puntata. Se vorrete, ci troviamo ancora la prossima settimana. Ciao a tutti e grazie.